Uomini e donne anticipazioni, Yara e Nicola Via, tornan. Un regalo particolare per Gemma Galgani. L'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne è iniziata, come sempre, con un filmato riguardante l'ultima puntata mandata in onda. La scorsa settimana Gemma Galgani aveva fatto trovare un regalo nel camerino di Giorgio Manetti e la stessa cosa ha fatto Tina Cipollari con Gianni Sperti, come a voler riproporre una copia della coppia. L'opinionista si è spinta addirittura oltre, sapendo che la dama ha trascorso le vacanze natalizie in Egitto, ha allestito il camerino del cavaliere con oggetti tipici, vestiti e un pacco regalo con biglietti non messo. Chiamata da Maria De Filippi, Gemma entra in studio e dona un piccolo regalo da parte di una sua antenata alla bionda opinionista. Che è un regalo anche per Giorgio che, però, porta al solito teatrino tra le due bionde. Subito dopo un ballo, in cui è il cavaliere di Firenze ad invitare la dama torinese, arriva un regalo per quest'ultima. La Cipollari ha pensato di regalarle un gigolò per soddisfare i suoi bisogni. Ovviamente la Galgani non nasconde il suo imbarazzo ma decide comunque di ballare con il giovane ragazzo. Intanto si è formata una nuova coppia all'interno del programma. Yara e Nicola hanno deciso di uscire dalla trasmissione per viversi fuori. La dama, dopo aver riassunto la storia con il cavaliere, abbandona lo studio e fa partire un video in cui c'è scritto, "Sono pronta a vivere la mia favola con te". Al rientro in studio i due si abbracciano calorosamente, si baciano e tutto si conclude con un ballo. Dopo questa bella notizia, viene chiamato al centro dello studio Sossio Aruta. L'ex calciatore sta conoscendo Ida ma non è l'unico. Accanto a lui, infatti, si siede Riccardo che, secondo il rivale, è ad uno stadio più avanzato. La dama, d'altro canto, sostiene che Aruta abbia una relazione fuori visto che non risponde alle sue chiamate ma la va a trovare in albergo per fare colazione. Tra innumerevoli dubbi, Ida decide di proseguire la conoscenza con entrambi. A questo punto Sossio le chiede un bacio ma lei rifiuta, assecondarlo significherebbe perdere Riccardo e la dama non se la sente. Il ritorno di Anna Tedesco. Tra le dame del parterre spicca Anna Tedesco, ritornata a Uomini e Donne dopo aver chiuso ogni tipo di rapporto con Giorgio. La cosa non convince nessuno, neanche la Galgani, convinta che la Tedesco sia gelosa di lei. Intanto Minetti viene fatto accomodare al centro dello studio, di fronte a Maria Gabriella, la dama scesa per corteggiarlo. A sorpresa e contro ogni previsione, dopo l'esterna, il cavaliere decide di proseguire la conoscenza in quanto attratto dalla signora. La sfilata, tipica del Trono Over, dal tema La vera donna questa volta viene vinta da Ida.